Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Carissimi, questa sera vogliamo in questo momento benedire le ceneri, iniziare tutti insieme il cammino della Santa Quaresima e soprattutto per coloro che, anziani, ammalati, non possono andare in chiesa. Ecco, possano ricevere idealmente sul loro capo questo segno penitenziale. Preghiamo. O Dio, che hai pietà di chi si pente, doni la tua pace a chi si converte, ascolta con paterna bontà le preghiere del tuo popolo, benedici questi tuoi figli che ricevono l'austero simbolo delle ceneri, perché attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Ricordati che ricevendo queste ceneri sul tuo capo, ricordi il tuo cammino, la tua vita, che è un cammino di rinnovamento spirituale, soprattutto interiore. Ricordati che devi convertirti e credere nel Vangelo. Ricevi questo segno austero delle ceneri sul tuo capo. Carissimi, anche questa sera nella nostra preghiera e pregando per tutta la Chiesa, per tutti i gruppi, per i movimenti, io ricordo quasi ogni sera i servi inutili del Buon Pastore, questo movimento che è nato ad Assisi e che è presente in tante parti del mondo, in unione proprio con tutta la Chiesa, con il Papa. Ecco, facciamo il primo passo della Quaresima, di questo giorno, che si chiama l'umiltà. Senza l'umiltà non potremo fare nessun altro passo verso la Pasqua. Fuggiamo l'ipocrisia che ha le radici piantate nella terra del nostro egoismo. Ecco come dobbiamo cominciare la nostra conversione. E ricordo questa sera tra i tantissimi malati che mi sono stati segnalati, che porto nella Santa Messa delle 17 ogni sera. Ricordo in questo momento alcuni tra le persone gravemente malate. Ricordo Angela di Rovereto, Federico, il giovane di Pisa, che ha bisogno di essere liberato dalle sue schiavitù. Ricordo Chiara ed altre fanciulle malate di anoressia, Riccardo di 20 mesi in coma farmacologico per crisi epilettiche. Ricordo diverse coppie e prego per loro che sono in situazione di separazione o conflittuali. Signore, guarda anche Antonella operata alla testa, ora dimessa, e anche Paola che è ritornata a casa. Ti prego per alcuni giovani, per le loro fragilità, Matteo e Jessica, per Elisa, per Angela, giovane in crisi, per Gabriel di 11 anni, che ho già ricordato per la leucemia, per Ruben in attesa di trapianto di fegato, per Lucia per il tumore all'utero e per la figlia Sofia, obesa e diabetica. Signore, ti raccomando, nella tua infinita misericordia, Riccardo, che è morto lunedì per infarto, insieme a tutti i suoi familiari, prego e sono vicino nel ricordo, e anche per Giovanni. Signore, dona a tutti i nostri cari defunti, a quanti hanno raggiunto la meta della Pasqua eterna, di poter contemplare sempre il tuo volto di luce e tu possa donare consolazione a questi nostri cari parenti, amici e quanti ci hanno fatto del bene.
per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo, pace e bene.